Ciao a tutti cari amici miei e benvenuti in questo nuovo video. Come state? Spero molto bene. Oggi andiamo a vedere come ho trasformato questa in questa. Ah, vai! Se in sottofondo sentite il rumore di acqua che perde è perché fuori piove a dirotto. Abbiate pazienza. Adesso con i nostri potenti mezzi tecnici introdurremo l'ospite della puntata. Alcuni di voi è un po' che mi fanno questa domanda, cioè quali siano le differenze reali tra la Lomo Automat Glass, di cui ho parlato in un sacco di video, rispetto alla Lomo Automat. All'atto pratico sembrano uguali, ma in realtà ci sono delle differenze sostanziali. Differenze che esamineremo con la recensione completa la prossima settimana, perché oggi andremo ad affrontare la problematica di quando l'ho comprata. Ve la faccio breve, ho comprato una macchina fotografica usata, ottimo prezzo, presentava nell'inserzione due segnetti sull'ecopelle, e quindi ho detto va bene, la compro. Il problema è che quando è arrivata a casa ha cominciato subito a sfarinarsi. Cioè, come la prendevi in mano, la pelle si disintegrava. Non sono stato a fare dei discorsi col venditore, ma ho detto, va, prendo spunto e faccio un video per il canale YouTube. E quindi oggi andiamo a vedere che cosa è successo. Piccola premessa, quando si vedono su YouTube dei video tagliati ad hoc di qualcuno che fa qualcosa, viene sempre un po' la voglia di dire, bah, lo faccio anch'io. Potrebbe venirvi la voglia di sostituire la folder della vostra macchina fotografica, magari per cambiare il colore oppure perché ha qualche segno. Ecco, prima di farlo, pensateci 20 volte. Ed è proprio per evitare che prendiate questa decisione alla leggera che insieme a questo video ne uscirà un altro, cioè la versione integrale di tutto il lavoro che ho fatto. Sotto ci sarà una blanda musichetta e probabilmente sentirete The Shield in sottofondo perché durante quelle ore di lavoro mi sono guardato anche un po' una serie TV. Primo pensiero che mi è venuto è come la rifodero una macchina fotografica. Ho comprato una striscia di ecopelle adesiva, quelle che si usano per riparare le poltrone. L'ho preso su Amazon, costa più o meno 10 euro, vi lascio il link qua sotto in descrizione. E con i materiali era a posto. Ora c'erano due problemi. Uno, rimuovere completamente l'ecopelle vecchia. Due, tagliare a misura la pelle per poterla incollare sulla macchina fotografica. Per togliere la vecchia ecopelle rovinata ho usato il phon per scaldare la colla che c'era sotto e poi una piccola spatolina in acciaio. È un'operazione abbastanza lunga, però se si scalda bene l'ecopelle, si passa sotto con una spatolina, si riesce a scalzare la colla. Scalzata quella, con pazienza tutta la striscia di ecopelle sagomata viene via. La difficoltà è quella di non scaldare troppo la plastica, perché un phon molto vicino vi assicuro che potrebbe piegare la plastica tranquillamente o deformarla, e evitare di fare movimenti strani con la spatolina per evitare di cavarsi un occhio da soli e incidere soprattutto la plastica della macchina fotografica. La parte più noiosa, ragazzi, è stato il frontale. Il frontale non è venuto via bene, perché tutta la copertura delle ecopelle era sfarinata, era rimasta solo la telina sotto. E la colla non si scalzava, praticamente è rimasta tutta la colla appiccicata, pezzi di ecopelle, un casino sul frontale. Lì, a voglia di grattare, non veniva via niente, quindi cosa ho fatto? Ho preso l'acetone dei cotton fioc e ho incominciato a bagnare con l'acetone tutti i residui sul frontale, che è una grande rottura di scatole. Ho aspettato un po' che la colla si inattivasse, si sciogliesse, e poi ho preso delle spugnette, le spugnette quelle che si usano per lavare i piatti, e ho incominciato con pazienza a togliere la colla. Ragazzi, non vi dico la rottura di scatole, ci ho messo un'eternità. Alla fine, dopo un sacco di fatica, la macchina era più o meno pulita. Vecchia ecopelle completamente rimossa, tavolo da lavoro pulito e aspirato dalle mille briciole di ecopelle che avevo seminato, e colla ormai quasi completamente pulita. Adesso il problema più grande era come replico le mascherine. Mi sono consultato con Riccardo del canale YouTube Nikonista e lui mi ha consigliato di prendere le vecchie forme di ecopelle e poi andare a intagliare, usando la forma di quest'ultime, la pelle nuova. Il fatto è che durante l'operazione si sono disintegrate, perché non è pelle vera, e quindi ho dovuto trovare un'alternativa. Alla fine ho optato per il nastro carta. E vi assicuro che anche questa è una grossa seccatura. In poche parole, tutte le parti che vanno rivestite si riempiono con il nastro carta, che poi con pazienza tagliamo a misura. Dopodiché, se facciamo tutto con un po' di pazienza e gentilezza, avremo delle mascherine da poter incollare sopra la pelle nuova, così da poi poterla intagliare. Che pesata, ragazzi, veramente lunghetta. Comunque sono partito dalla parte superiore, quella dove c'è il foro di espulsione, per poi proseguire e andare alla faccetta laterale.
Poi sono passato alla parte posteriore, che pensavo fosse la più facile, ma in realtà la stanchezza incominciava a farsi sentire e quindi è stata un po' infida. E infine è arrivato il momento del frontale, che è quello più rognoso, perché ovviamente ci sono un sacco di parti da modellare. C'è il pulsante di accensione, bisogna andare intorno all'obiettivo. C'è il quadratino dove ci sono i sensori per il flash e l'esposimetro. Il pulsante di scatto e il flash. Quella parte è abbastanza faticosa perché avevo la telecamera a fianco che riprendeva, quindi non volevo stare troppo in mezzo alla telecamera e quindi stavo un po' così in costa. Mi è venuta una contrattura infinita e poi devi stare un po' gobbo perché ci vuole parecchia attenzione. Comunque alla fine il risultato è questo. Ho scelto color crema beige, spero che vi piaccia. Ve la faccio vedere nel dettaglio perché dalla telecamera vista così su YouTube eccetera sembra che sia un lavoro perfetto, ma in realtà ci sono un sacco di imprecisioni. Ecco, la parte di cui vado meno fiero è sicuramente la posteriore. Cominciavo a essere stanco, vedete che l'oblò di ispezione non è stato intagliato in maniera precisa e anche gli angoli sono fatti un po' così. Per fare il cerchio perfetto ci vorrebbe o una mano molto più precisa della mia, oppure i punzoni, quelli da pelle, che sono perfetti. Sono di varie misure, si dà una martellata e il cerchio viene perfetto. Però non ce l'avevo. Le faccette laterali non mi dispiacciono. Vabbè, si vede ovviamente che non sono precise al massimo. Stessa cosa che abbiamo detto per l'oblò di ispezione, si vede anche sulla vite filettata per mettere la macchina su treppiede, perché non sono riuscito a fare un cerchio perfetto. Il frontale era la parte più difficile, ha anche lui le sue criticità, perché alcuni angoli sono fatti male, le misure non sono perfette. Però insomma, questo è quanto. Voi che cosa ne pensate? Vi piace il lavoro? È venuto male? L'avreste fatto meglio? L'avreste fatto in modo diverso? Avreste usato un colore di ecopelle diverso? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Spero di avervi intrattenuto. Il video integrale non so se lo faccio uscire contemporaneamente a questo video o poco dopo, ma comunque lo troverete qua sul canale. Vi consiglio di guardarlo un po' in background. Avete presente quei video dove c'è la fiamma di un camino che di solito si mettono a Natale sulla televisione? Ecco, fate conto un video del genere. Spero che il risultato vi piaccia, non mi insultate troppo nei commenti e noi ci vediamo la prossima volta per la recensione completa sulla Lomo Automat di Casa Nomografi. Ciao!